Benvenuto e bentornato sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. Oggi andiamo a recensire Zorin OS. Era tante volte che mi capitava davanti agli occhi questa distribuzione, finalmente è arrivato il momento, ho detto la voglio recensire. E l'ho fatto con un canone abbastanza importante. Ho voluto valutare questa distribuzione perché me lo consentiva utilizzando una versione particolare che può essere utilizzata su computer piuttosto datati, più vecchi di 15 anni. Quindi la cosa mi ha incuriosito e l'ho voluta testare. E all'interno di questo test, di questa prova, è accaduto qualcosa. Andiamo a vedere insieme all'interno del video, non ti voglio anticipare nulla. E il video andremo a vedere velocemente come è organizzato il sito di Zorin OS. Rapidamente, quindi a velocità 20x, andremo a vedere l'installazione e quindi poi incominceremo a vedere come funziona questa distribuzione GNU Linux Zorin OS. Prima di continuare, ti chiedo la cortesia di sostenere il canale attraverso l'iscrizione al canale stesso. E spunta la campanella, in questa maniera verrai avvisato ogni qualvolta pubblico dei video, ma oltretutto avrai un vantaggio esclusivo. Quando produco un video in modalità Premiere, sarai il primo a poterlo vedere. Ma non dilunghiamoci oltre, mandiamo in onda qualche secondo di sigla, questa volta quella vera, perché nel precedente video ho mandato una sigla scherzosa e solo tre persone l'hanno riconosciuta su circa 300 visitatori e quindi ora vediamo veramente la nuova sigla e quindi procediamo a valutare Zorin OS. Ed eccoci sul sito della Zorin OS. Allora, andiamo a tradurre per capire come si propongono. Allora, Zorin OS è l'alternativa Windows e macOS progettata per rendere il tuo computer più veloce, potente, sicuro e rispettoso della privacy. Poi ci sono altre informazioni, gestisci computer basati su Zorin OS nella tua azienda, nella tua scuola o nella tua organizzazione, è la griglia di Zorin o la Zorin Grid. Andiamo a vedere subito cosa si riferiscono. Negli ultimi 15 anni Zorin OS ha fornito una nuova e migliore esperienza di elaborazione a milioni di persone in tutto il mondo. Dal nostro prossimo salto stiamo rendendo possibile portare questa tecnologia avanzata in aziende, scuole e organizzazioni. Questa è la nostra visione per il futuro dell'information technology sul posto di lavoro. Gestisci tutti i tuoi computer facile come uno. Quindi credo che sia un sistema di telecontrollo dei computer. Sicuramente è un'ottima soluzione, ad esempio, all'interno di aule informatiche di istituti tecnici che hanno bisogno di controllare le postazioni dei propri computer, non solo nel campo delle lezioni di informatica, ma ad esempio anche nelle lezioni di lingue, dove si inizia a usare sempre di più il computer. Ma vediamo per scaricarlo. Andiamo su scarica e la cosa che salta all'occhio è che subito d'impatto Zorin OS 16 Pro costa 39 euro e ha tutta una serie di funzionalità. Ma uno dice Linux è gratuito perché devo pagare. In realtà questa è una versione che ha tutto un sistema di gestione, di assistenza da parte dei tecnici Zorin, mentre in realtà noi possiamo anche scaricare gratuitamente la versione base, rimettiamo la lingua inglese, la versione base o la versione light del sistema operativo. La core è quella che gira su computer un po' più moderni. La light possiamo andare su computer piuttosto datati anche vecchi più di 15 anni. Noi la prova l'abbiamo fatta ovviamente sull'emulatore del mio computer e ho utilizzato una versione light addirittura 32 bit. Qui vediamo un attimino cosa c'è di differenza tra la Pro, la Core e la Lite. Diciamo che sostanzialmente la Core e la Lite sono praticamente identiche.
mentre la versione a pagamento ha un desktop premium, assistenza gratuita, software di produttività premium e quant'altro. Io per scaricare la mia Zorin Lite sono andato su Download Free, vi chiede la vostra email e mentre io stavo per scaricare ho detto mi pare giusto mettere la propria mail per sapere chi l'ha scaricato, ma in realtà poi mi sono accorto che sotto c'è questo pulsantino quasi invisibile Skip to Download, dove puoi skippare la possibilità di inviare la propria email. E arrivato qui ho trovato questa bellissima sorpresa dove il Zorin OS 15.3 Lite lo abbiamo sia in versione 64 bit che in versione 32 bit. Quindi sicuramente se abbiamo dei computer molto datati, come sistema operativo è l'ideale per rimetterli in funzione. Ma non ci soffermiamo oltre sul sito, vediamo velocemente l'installazione di Zorin OS e poi procediamo con la nostra recensione. È terminata l'installazione, ci ritroviamo sul desktop di Zorin, si presenta in una forma piuttosto elegante, la disposizione è molto simile a quella dei sistemi Microsoft Windows e vediamo subito che in basso a sinistra abbiamo l'icona della Zorin che altro non è che il menu delle applicazioni. Poi abbiamo una barra di lancio rapida dove ci sono già delle icone, mentre nella parte inferiore di destra abbiamo la classica train icon con i vari servizi, quindi notifica, connessione di rete, alimentazione, volume, calendario. Ma vediamo subito sotto Zorin cosa gira. Io l'ho già avuto modo di poterlo vedere in fase installazione. Lanciamo il nostro terminale e andiamo subito a interrogare Zorin per vedere su quale distribuzione è stata costruita. Allora, cat etc os release e vediamo subito che la Zorin è un ID like Ubuntu e quindi praticamente abbiamo un sistema Ubuntu sul quale è stato costruito, non molto recente perché è un Bionic, quindi non è proprio di ultima generazione. Andiamo a vedere uname-a e infatti come kernel utilizza un kernel generico il 5.4.0-84, quindi di sicuro non ultimissima generazione. Andiamo invece ora a vedere un po' quello che è il corredo software di Zorin. Abbiamo questo menu molto particolare, se io vado su accessori me lo apre sempre nella stessa finestra, per tornare indietro devo premere il pulsante indietro. Come accessori abbiamo ovviamente un po' di tutto, lo schema dei software installato si rifà sostanzialmente alla maggior parte delle distribuzioni, ogni tanto compare il GIMP, altre volte no, manca sempre l'Inkscape, abbiamo la parte delle impostazioni che sono quelle classiche di un Ubuntu, ovviamente abbiamo il tema XFCE che chiaramente dispone in maniera diversa e crea questi bellissimi effetti con angoli arrotondati. Come software non c'è nulla di rilevante, ci abbiamo già il LibreOffice tutto quanto installato e niente, come sistema non propone tra virgolette nessuna novità
rispetto ad altri sistemi GNU Linux che abbiamo già visto, soprattutto derivati da Ubuntu. L'unica cosa, hanno sicuramente attraverso XFCE curato molto il discorso dell'aspetto grafico e chiaramente, avendo scelto la versione 32 bit, secondo me è la scelta azzeccata per rendere la macchina quanto più performante possibile. Andiamo invece a vedere come si presenta il Software Center per installare le applicazioni. Magari ne approfittiamo per installare all'interno di questo video Linkscape per capire se è difficile o meno utilizzarlo per un utente che si affaccia per la prima volta a un sistema Linux. Quindi mettiamo la nostra password. E quindi attendiamo che lui esegua il download e successivamente l'installazione. Per chi non lo sa, Inkscape è un software di grafica vettoriale molto utilizzato per esempio per la realizzazione di locandine, brochure, iconografie e tante altre cose abbastanza interessanti. Come installazione va abbastanza spedito. E ovviamente qualcosa è andato storto, mi dice: dopo tanto tempo impossibile installare Linkscape, cannot perform the following task, e quindi mi si ripresenta la finestra di installazione. Sicuramente questa qua non è una nota a favore di Zorin, diciamo che non ci arrendiamo e tentiamo per un'altra strada. Andiamo dal terminale, eccolo qui, emulatore terminale, e eseguiamo il comando Inkscape. Allora lui giustamente non trova il pacchetto e ci suggerisce di installarlo attraverso l'apt install, quindi procediamo: apt install Inkscape, vediamo cosa succede. Continuare, confermiamo con sì e vediamo se riusciamo in ogni caso a installare Linkscape. Allora, non ci ha dato nessun errore e quindi presumo che Linkscape sia installato. Andiamo subito a vedere tra i programmi di grafica, abbiamo Linkscape, proviamo a lanciarlo e vediamo se parte. Allo stesso tempo valutiamo anche la versione che ci è stata installata. Terminale nel frattempo lo possiamo chiudere. Ovviamente il computer non brilla di prestazioni perché stiamo sempre su una macchina virtuale. Informazioni su Inkscape. E la 092, quindi di sicuro non una versione super recente, però fa il suo nudo e crudo lavoro. Allora, come considerazione, sicuramente l'errore che ci viene causato attraverso il Software Center non è una bella cosa, perché io il sistema teoricamente lo dovrei utilizzare alla stregua di un Windows 10 e invece non è così. Quindi abbiamo una sorta di, vediamo se mi risulta installato, no, non mi risulta neanche installato, perché probabilmente l'errore che è stato causato è che nel Software Center vengono aggiornati con i pacchetti più recenti, quindi sicuramente per le versioni a 64 bit e non la Ubuntu Bionic, che ricordiamo è la 18.04, quindi un po' datata 2019, e quindi sicuramente il problema è questo. Comunque, in ogni caso, ce l'abbiamo funzionante. Visto che ci siamo, verifichiamo anche il GNU Image Manipulation per vedere quale versione. La 2.10 è quella corrente, 2.10 almeno questo è corretto.
pare che si avvii regolarmente. Vediamo se ci dà eventualmente qualche errore. Eh no, è caricato e funziona perfettamente. Niente, io dico che sicuramente il problema all'interno del software center è questo. Sicuramente sulle versioni a 64 bit, quella più aggiornata, non dovremmo avere grossi problemi. Comunque questo per me è un piccolo limite per chi ha un vecchio computer e magari lo vuole sfruttare per incominciare a conoscere un po' meglio l'ambiente GNU Linux. Andiamo a vedere un'altra cosa che a livello di produttività dell'ufficio per me è molto importante, al di là dei software che sono caricati, LibreOffice che ha una suite eccezionale. Uno dei problemi più frequenti all'interno degli uffici è la condivisione delle cartelle. Allora io vado in documenti, mi creo una mia piccola cartella, la chiamiamo Pippo, e questa cartella la vorrei condividere. Allora non ho nessuna voce di condivisione e se vado in proprietà vedo le proprietà base, che sono il nome, eventuali emblemi che possono essere associati alla cartella e i permessi. Non c'è altro, quindi io sostanzialmente ho difficoltà a condividere la cartella. Invece per quanto riguarda l'esplorazione delle risorse di rete, vediamo smb 192.168.1.1, dovrei riuscirmi a collegare al mio NAS. Utente anonimo, sì, perché sono comunque all'interno della mia rete, e mi carica le cartelle del NAS, e quindi almeno per collegarsi in rete non ci sono problemi. Per condividere le proprie cartelle anche qui esiste un grosso limite, l'ho già spiegato in un mio video precedente sul quale spiego per quale motivo ho abbandonato un'altra distribuzione per abbracciare nuovamente Ubuntu, ed è proprio il discorso delle condivisioni che devono essere semplificate un po' meglio all'interno degli ambienti GNU Linux. Altra piccola nota, quando abbiamo visto i software ho dimenticato di mostrarvi una cosa: a differenza dei classici software che vengono installati, per la prima volta nella parte multimedia trovo installato il PTV, che è un software di montaggio non lineare. Normalmente su una distribuzione Linux non si trova alcun tipo di software di montaggio, escluso ovviamente la Ubuntu Studio, che è appositamente studiata proprio per tipi di lavorazione ovviamente multimediali. E qui invece abbiamo il PTV, che io sinceramente non ho mai utilizzato. Quindi, che dire, come distribuzione è abbastanza interessante e probabilmente nella versione che ho scelto io è un po' lacunosa. Io spero che per le versioni più aggiornate, quelle a 64 bit, non ci siano i problemi che ho riscontrato all'interno di questa distribuzione, di questa versione della Zorin. Tutto sommato non è malaccio e potrebbe essere veramente una valida alternativa a un sistema Windows per chi ha voglia e volontà ovviamente di cambiare. Anche per oggi questo episodio è terminato e ci vediamo ad un prossimo episodio.